Che noi oggi siamo qui a vivere questa festa di San Vitale e per lui è un esempio per noi, lui che ha saputo anche contrastare la legge, invischiandosi del fatto che ciò poteva portarlo alla morte, come l'ha portato. A Roma, nella chiesa di San Vitale, nella Basilica di San Vitale, meglio, c'è un quadro dove si fa vedere che Vitale viene proprio violato, viene stirato, proprio perché volevano che lui rinunciasse alla sua fede. E Vitale è fedele. E questo deve essere un esempio anche per noi. Che cosa è prima? Dio o gli uomini? La legge di Dio o la legge degli uomini? Perché questo è quello che dovremmo chiederci sempre. Oggi la parola non lo potevamo scegliere noi. Abbiamo preso la parola di oggi. È proprio la parola che ci dice la stessa cosa. Ci dice proprio questo. Io spero che parli a cuore ciascuno di noi, ciascuno di voi, che possa veramente portarci ad avere quel coraggio, quella forza di poter anche combattere quello che sono le avversità, ma per poter veramente essere sempre fedeli al Cristo che ci ha dato la vita. Ecco, con il canto d'ingresso iniziamo questa Eucaristia. Del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi, oggi viviamo questa festa del nostro patrono Vitale e lui oggi a noi viene a dirci qualcosa di bello, una cosa ad avere il nostro cuore
il Cristo. Questa mattina lo dicevo a qualcuno, chiedevo di registrare l'Ave Maria e mandarla. Qualcuno mi ha risposto, dice: mi vergogno. Eh sì, mi vergogno di essere cristiano, mi vergogno di essere quello che sono. Ecco, vergognarsi. Vitale non si è vergognato di essere di Cristo. Vitale ha speso la sua vita per essere di Cristo, e questa sua certezza ha dato anche la forza alla moglie, ai figli, di essere anche loro testimoni. Gervasio e Protasio sono i padroni di Milano. Ecco, è proprio questo. Santa Valeria, sua moglie, anche oggi è ricordata insieme a Vitale. Ecco, è proprio questo. Tante volte impegnarsi per gli altri, per i poveri, per chi ha bisogno, non ha alcun valore se non sei importante per loro. Ecco, gli esseri dicono, come hanno detto a Gesù: quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? Bisognerebbe abbandonarsi alla loro sorte, voltarsi verso coloro che si sentono confortati dal nostro aiuto, che lo accettano con piacere e riconoscenza. Ma il Signore è diverso parere. Egli sa che se la scorza esterna è dura, spesso l'interno è molto sensibile. La provocazione, qualsiasi sia la ripugnanza che ispira, è una sorta di disperata chiamata di aiuto. Signore, dacci sempre questo pane. Chiediamo al Signore che veramente in noi possa esserci questa disperazione, poter chiedere perdono per tutte le volte che non abbiamo ricercato questo pane di vita, per tutte le volte che non siamo stati attenti alla sua parola e non l'abbiamo vissuta. Thank you.
Associato San Vitale alla passione del tuo figlio, concedi anche a noi di venire a te sulle orme dei testimoni della fede per aver parte con loro alla gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora ascoltiamo la parola del Signore. Agli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi: testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo morì. Saulo approvava la sua uccisione. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Io confido nel Signore. Esulterò e gioirò per la tua grazia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore, che per me ha fatto meraviglie di grazia. Chi viene a me non avrà fame.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Oggi stiamo vivendo questa festa in un modo così anomalo, e la liturgia oggi ci pone davanti due personaggi: da una parte il diacono Stefano e dall'altra Gesù. Ma dire la verità, la nostra festa ci pone anche altre quattro persone: Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio, che anche se sono vissuti 350 anni dopo la morte di Gesù, più o meno, loro non avevano visto Gesù, però credevano fortemente in lui. Stefano, che abbiamo sentito la prima lettura, è uno che ha testimoniato il Cristo, ha testimoniato colui che è la vita, ha testimoniato di fronte agli altri, di fronte alle persone. Lo scopo suo era illuminare i giudei sulla loro scrittura, perché comprendessero la persona di Gesù e non si fermassero al legalismo, non si fermassero soltanto al rispetto della legge. Anche Gesù tante volte aveva, diciamo, detto agli scribi e farisei, che gli dicevano che lui non rispettava per esempio il sabato, quando ha guarito, ricordate, quando ha guarito quel malato, quel paralitico. E Gesù gli dice: ma non è la legge per l'uomo, non è l'uomo che è fatto per, soltanto per rispettare le leggi, ma per vivere la parola. Ecco, e Gesù è colui che ci ha dato questa parola per noi. È proprio vero che noi, per esempio, abbiamo bisogno del cibo, come diceva il Vangelo, abbiamo bisogno dell'acqua per vivere, per crescere, per andare avanti, ma cibo e acqua da soli non ci bastano, abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di qualcosa di più vero, di più autentico, abbiamo bisogno di saziare la nostra fame di senso e di vita, il nostro bisogno di risposte a tantissime domande che si pongono nella nostra vita. È bello i bambini che di fronte alle cose si pongono le domande. Noi adulti forse pensiamo già di sapere, di avere le risposte, come in questi giorni. Per esempio sentiamo dappertutto parlare di coronavirus, e se giriamo quante risposte diverse ci sono. E allora qual è la verità? L'unica verità è Cristo, l'unica verità è Lui. E Vitale ha accolto questa verità, ha vissuto questa verità fino alla fine, fino all'estremo. Tant'è vero che, come noi abbiamo raccontato anche altre volte, lui è al medico Ursicino che sta lì e ha paura di morire.
Vitale gli dice: bada tu che hai sanato gli altri a non uccidere te stesso. Ecco, è quello che tante volte anche a noi Vitale vuole ripetere. Noi che tante volte pensiamo di essere a posto, vabbè, ma se la legge dice così, facciamo così, ma se poi mi condanni, carissimi, io sono forse un po' fatalista, ma se sta scritto che dobbiamo contaminarci, ci contaminiamo. Ecco, sono le restrizioni che non fanno propagare la contaminazione? Forse un po' sì, forse possono rallentare, ma in realtà non portano sicuramente ad avere quella pace, quella serenità, quella certezza che possono rincuorare il nostro cuore. Abbiamo bisogno di una speranza che non muore, di una certezza che possa sanarci, che possa salvarci. Vitale lo dà a Orsicino, e Orsicino lui affronta il martirio con la certezza del cuore. Questo chi glielo ha dato, Vitale? Lui non ha visto Gesù, non ha visto miracoli, lui era un soldato romano, lui aveva una famiglia, stava a posto. Per quale motivo deve rischiare la propria vita? Lo rischia per testimoniare il Cristo, per salvare Orsicino. E io e te abbiamo il coraggio di fare questo? Abbiamo il coraggio di rischiare la nostra vita per qualche altro? Ecco, i medici, gli infermieri in questi giorni stanno rischiando la loro vita in un modo diretto, anche tante altre persone succede questo. Ma io e te, come rischiamo, come mettiamo in gioco la nostra vita? Diceva un sacerdote del nostro tempo: né a noi né a Dio è bastato darci la sua parola, troppa fame all'uomo, e Dio ha dovuto dare la sua carne, il suo sangue, neppure il suo corpo è tenuto per sé. Predicate, mangiate, neppure il suo sangue ha tenuto per sé, prendete e bevete. Neppure il suo futuro l'ha tenuto per sé, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, è proprio questa la verità: Cristo sarà sempre con noi, e questa deve essere la nostra certezza, la stessa certezza che ha avuto Vitale nell'affrontare il martirio, così anche Valeria e i suoi figli Gervasio e Protasio. E così oggi, dopo 1600 anni e più, sono ricordati, è proprio perché loro hanno saputo ricordare, hanno saputo testimoniare la loro fede. Ecco, quanti ricorderanno la nostra testimonianza? Quanti potranno dire: io ho conosciuto Domenico, ho conosciuto Francesco, ho conosciuto Luca, che crede veramente in Gesù, crede veramente in Lui? Ecco, Signore, nella preghiera di oggi, in questa festa, fa che io veramente abbia sempre fame e sete di Te, e donami un cuore puro perché Ti possa scoprire nel quotidiano. Aiutaci, Signore, a vivere in pienezza l'Eucaristia, a non darla per scontata o a banalizzarla per abitudine o perché è una circostanza, è una ricorrenza, ma a sentire che veramente fonte e colme di tutta la vita cristiana, anche in questi tempi in cui non possiamo riceverti. Tu ci sei, Tu cammini con noi, Tu sei vicino a noi. Fa, oh Signore, che noi riusciamo a superare le paure, che noi riusciamo a non avere più quel timore di poter essere contagiati dal coronavirus, ma fa, oh Signore, che il Tuo contagio
possa portarci ad essere testimoni credibili di te che sei la vita, di te che sei l'amore. Amen. E oggi vogliamo rinnovare anche la nostra professione di fede, perché anche noi come Vitale sappiamo dire non soltanto a parole, ma anche con il nostro esempio, la nostra vita, la nostra quotidianità, il nostro sì al Signore. Rinunciate al peccato per vivere la libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate a Satana, l'origine e causa di ogni peccato. Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. E ora diciamo insieme, questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Fratelli, preghiamo e ringraziamo il Signore per la testimonianza di San Vitale che come Cristo morì portando i suoi uccisori e invochiamo il Signore Gesù, vero pane di vita, con la stessa supplica che gli abitanti di Cafarnao hanno proclamato. Signore, donaci sempre questo pane. Signore, donaci sempre questo pane. Perché la Chiesa testimoni la sua fedeltà a Cristo, anche tra le persecuzioni di lotte e le sfide cui oggi è sottoposta. Preghiamo. Signore, donaci sempre questo pane. Perché noi, sull'esempio di San Vitale, annunciamo al mondo che in mezzo alla morte persiste la vita, in mezzo alla menzogna la verità, in mezzo alle tenebre la luce. Preghiamo. Signore, donaci sempre questo pane. Per il Papa Francesco, perché sappia discernere i segni dei tempi e la presenza operante dello Spirito, e li indichi con autorevolezza a tutti i cristiani. Preghiamo. Signore, donaci sempre questo pane. Per tutti coloro che cercano Dio, invocando il suo nome, perché sappiamo scoprire il volto di Cristo, rivelatore del Padre, preghiamo. Signore, donaci sempre questo pane. Perché ogni uomo che cerca e soffre per la verità possa, come Vitale, sentire la presenza e la vicinanza di Dio e del suo Spirito, preghiamo. Signore, donaci sempre questo pane. Accresci in tutti i tuoi figli la fiducia nell'azione dello Spirito, che mai abbandona l'uomo e il mondo che tu hai creato, perché manifesti la tua gloria con una vita degna di te. Preghiamo. Signore, donaci sempre questo pane. Perché la speranza della risurrezione rafforzi i fratelli provati dal dolore e dalla malattia. Accresci in ogni famiglia e comunità la gioia di condividere legami che ci sostengono e ci aprono la speranza. Preghiamo. Signore, donaci sempre questo pane. O Dio che in San Vitale ci hai dato un segno della tua misericordia, trasforma la nostra vita, perché possiamo essere nel mondo costruttori di fraternità e di pace e testimoni credibili di te che sei l'amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Oh,
vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dal Padre questo sacrificio, alla gloria del suo nome, e per il nostro Santo. O Signore, questo sacrificio di conciliazione e di lode, che ti offriamo in memoria del Santo Martire Vitale, nostro patrono, ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione di Cristo tuo Figlio, il Santo Martire Vitale, ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue il tuo prodigio, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio per Gesù Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con il Santo Patrono Vitale, con Santa Valeria, San Nicola e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli, il Signore ci ha donato il suo Spirito, con fiducia e libertà di figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Grazie.
chi a casa e avrebbe voluto ricevere l'Eucaristia, facciamo la comunione spirituale. Questa preghiera che certamente non è che si sostituisce integralmente quello che è il vivere l'Eucaristia, ma allo stesso tempo può darci quella serenità, quella certezza che il Signore non ci abbandona mai. Signore Gesù, io so che sei presente nel sacramento dell'altare, confido in te, confido nel tuo amore, confido nella tua presenza. In questo tempo di pandemia non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Ecco Signore, come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco a te. Oh Signore, che io sappia vivere la tua presenza nella mia vita, e sappia anche testimoniarla agli altri, senza aver paura, e come vitale, sappia essere testimone credibile di te che sei la vita, di te che sei l'amore che consola e dona la vita senza fine. Fa, oh Signore, che non ci fermiamo sempre e soltanto all'oggi, ma possiamo vedere quel domani come luce che rischiara quel tunnel della nostra vita, che tante volte ci sembra così stretto e difficile e lungo, però sicuramente ci porterà a vivere per sempre con te, se crediamo e confidiamo in te, a credere nella vita senza fine. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nella festa di San Vitale ci hai fatto partecipare a questo sacro convito, memoriale della morte del tuo figlio, fa che insieme ai tuoi santi martiri, Vitale, Valerio, Gervasio e Protasio, diventiamo coerenti della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione solenne, vogliamo benedire i taralli, anche quelli che avete fatto voi a casa, proprio perché possa essere un segno di comunione. Dicevo pure di condividerlo con qualcuno, proprio perché possa essere un segno con chi sta vicino a casa vostra, con chi è solo, proprio perché possa essere questo piccolo gesto un segno di quello che è l'affetto e la testimonianza che noi vogliamo dare per il nostro patrono vitale. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Sii benedetto, o Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel pane quotidiano ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di ogni famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo di San Vitale. Concedi ai tuoi figli, che abitano in ogni parte della terra, il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la parola di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Facciamo anche una preghiera a San Vitale perché possa proteggerci in questo tempo di pandemia e possa aiutarci a superare quello che sono le nostre paure, i nostri timori, le nostre fobie che tante volte non ci fanno accogliere l'altro e condividere con l'altro. O glorioso San Vitale, che unito in matrimonio con la Santa Martire Valeria e padre dei Santi Gervasio e Protasio, hai degli esempi ammirevoli di virtù cristiane come sposo e padre. Rivolgi il tuo sguardo propizio su di noi e su tutte le famiglie cristiane, e anche quelle che non credono in te, affinché in mezzo alle vicende di questa vita
possiamo servire fedelmente il Padre Celeste sull'esempio della famiglia di Nazareth, somma e vera guida di tutti coloro che aspirano alla tua eterna gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O gloriosa abitare, che vedendo vacillare la fede il medico orsicino, lo animasti ad un'invincibile costanza con le memorabili parole: Padre, tu che hai salvato gli altri a non uccidere te stesso, ottieni anche a noi la grazia di imprimere nella mente che a nulla valgono i beni della terra se ci distolgono dal seguire di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O gloriosa vitale, che hai dimostrato tanto coraggio nel professare la tua fede davanti ai carnefici, fra i tormenti più atroci, ottieni anche a noi una fede così ferma, una speranza così forte, una carità così ardente, che né le minacce degli uomini, né le attrattive del mondo e delle passioni possano rapirci la palma di chi fino alla fine ti sarà fedele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Prega per noi, gloriosa abitare, affinché siamo in grado di fare. O Dio onnipotente, che hai dato a San Vitale un'invincibile costanza tra i tormenti e il martirio, trasformaci con la sua potenza in veri discepoli testimoni del Cristo, per aver parte con Lui alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. O Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la festa di San Vitale Martire, patrono della nostra città, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Vitale la forza innovatrice della Pasqua, vi rende autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Spirito Santo, che in San Vitale ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Volevo ringraziare Don Beniamino per la sua presenza e la condivisione di questo momento. Sarebbe piaciuto avere anche altre presenze, ma purtroppo evidentemente le fobie sono tante e quindi non permettono ad alcuni di partecipare. Però, ecco, dobbiamo avere saldo nel cuore la certezza che il Signore non ci abbandona mai, anche nei momenti della sofferenza e del dolore. Il Signore sia con voi. Testimoniate come vitale il Signore con la vostra vita, sia Lui la vostra gioia. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa e buon appetito a tutti, perché ormai si avvicina quasi l'ora, perché veramente possiamo condividere, anche se in famiglia, quello che è la bellezza dello stare insieme. Evviva San Vitale!